Aspettavamo dei nuovi componenti, ma temo che alcuni non abbiano passato il controllo qualità. Dovremmo dire al team quali sono i pezzi da riassegnare al processo di sviluppo attraverso la schermata ricerca e sviluppo. Siamo scesi al 18° posto. Tutti i nuovi pezzi sono stati fabbricati, verranno montati sulla vettura prima del prossimo Gran Premio. Ed eccoci di nuovo qua in Canada, sul meraviglioso circuito Gilles Villeneuve, per le sessioni di qualifica. Chi si aggiudicherà la posizione migliore sulla griglia di partenza? Thank you.
Le qualifiche sono chiuse, la griglia è stabilita. Buongiorno e benvenuti sull'isola di No. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Charles Leclerc parte dalla pole position. A seguire George Russell, schierato in P2 alla partenza. Per quanto riguarda il resto della griglia, Hamilton, Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Sainz, Perez, Stroll, Magnus. Oggi sono in compagnia di Davide Valsecchi. Ciao Davide, è sempre un piacere stare in cabina con te. Se pensi alla stagione che ha fatto finora, specialmente contro il partner di scuderia, non è...
sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Sfruttiamo l'occasione e facciamo in modo che il prossimo giro sia veloce. Avanti! Nessun problema alle gomme. Come continua a mantenerle così?
incredible today, really. Well done, guys. What a race and what a pace. Leclerc arriva al traguardo in prima posizione. Una grande vittoria per un grande pilota. E adesso le vittorie consecutive sono tre, Carlo. Ha lanciato la sfida agli altri piloti, sapendo benissimo di essere nel loro mirino e di essere la persona da battere. I trionfatori di oggi. Gara spettacolare e prestazione impeccabile da parte della Ferrari. La storia non inganna e nessun appassionato si stupirà a vederli ancora una volta sul gradino più alto. Beh, è stato un fine settimana di Formula 1 davvero entusiasmante. Tornate a seguirci prossimamente per altri momenti di incredibile Formula 1. Sembra che tu abbia un nuovo rivale. È l'occasione perfetta per dimostrare a tutti quanto vali e per dimostrare a me che meriti di entrare nella lista dei miei clienti più esclusivi. Scherzo, adoro lavorare con te. Sono lieto di informarti che i nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica senza problemi. Dunque verranno montati sulla vettura. Oggi per le sessioni di qualifica siamo in Catalogna, a Barcellona. Sentite l'adrenalina che si respira in pista?
Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello deve... Benvenuti ancora ad un... Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc gli ha fatto conquistare la pole position, accanto a Max Verstappen, che scatterà dalla seconda posizione. Nel resto della griglia, invece, Norris, Perez. Oggi a farmi compagnia in cabina c'è Davide Valsecchi. Come ben sappiamo, ogni pilota vuole essere al corrente delle aspettative della scuderia. Nel suo caso, la situazione al momento è abbastanza stabile e sta facendo tutto ciò che viene...
Facciamo in modo che il prossimo giro sia veloce. Forza! Thank you.
guys. Good race. Really good race. Tifosi impazziti per Charles Leclerc che taglia il traguardo e si porta a casa la vittoria. Con questa sono quattro. Ed eccoci qui ancora una volta a celebrare la vittoria di una scuderia ormai abituata al podio. Gara perfetta e successo meritato per la Ferrari. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo, quindi non perdete le prossime gare. Dunque, purtroppo abbiamo avuto un grosso problema di produzione all'inizio della settimana e tutto il pacchetto di sviluppi per questo weekend. Oggi siamo qui tra le montagne austriache di Spielberg, che ospita il circuito con il tempo sul giro più veloce. Restate con noi per le sessioni di qualifica del Gran Premio d'Austria.
Le qualifiche sono finite e ora attendi. Buon pomeriggio e benvenuti a... Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc si è fatto conquistare la pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Norris, oggi qui in cabina sono affiancato da Davide Valsecchi. Benvenuto Davide. Se pensi alla stagione che ha fatto finora, specialmente contro il partner di scuderia, non è andata per niente bene. È vero, le cose non stanno andando molto bene e la situazione può iniziare ad avere un impatto negativo. Ok, ci siamo, conto su di te, non deludermi. Thank you.
Per Charles Leclerc, che taglia il traguardo per primo. Carlo, dopo la quinta vittoria di fila, possiamo iniziare a parlare di dominio assoluto della scena. Ora tocca agli altri interrompere questo slancio più presto, altrimenti si ritroveranno a trascorrere il resto del campionato da semplici spettatori. Nel suo caso, ovviamente, la vittoria finale è ormai a portata di mano. La Ferrari torna a fare festa dopo la grande prestazione di oggi e la macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. Che finale per un altro favoloso fine settimana di corse.
Grazie a tutti per l'ascolto, ci vediamo la settimana prossima!